Pace bene, buongiorno, bentornati con il nostro appuntamento. Oggi, 10 agosto, ricordiamo San Lorenzo Martire. Ascoltiamo. Lorenzo nacque ad Osea, in Spagna, nel 226. Da bambino fu modello di docilità e innocenza. Fu inviato a Saragozza per completare gli studi umanistici e teologici. In questa celebre università i suoi progressi furono così rapidi e meravigliosi che era ritenuto il migliore di tutti gli allievi. Fu qui che conobbe il futuro Papa Sisto II, che lo portò a Roma. Quando quest'ultimo fu eletto alla cattedra di Pietro, Lorenzo divenne arcidiacono della Chiesa romana, carica che corrisponde all'attuale dignità cardinalizia. Assiste il Papa nella celebrazione dei riti, distribuisce l'Eucaristia e amministra le offerte fatte alla Chiesa. In quegli anni si scatenò la persecuzione di Valeriano, una delle più terribili, in cui viene ordinata la messa a morte di vescovi e preti, tra i quali figura anche Sisto II. Si racconta che Lorenzo lo incontri e gli parli mentre va al supplizio. Poi il prefetto imperiale ferma Lorenzo, chiedendogli di consegnare i tesori della chiesa. Lorenzo quindi si affretta a distribuire ai poveri le offerte di cui è amministratore. Infine compare davanti al prefetto e gli mostra la turba dei malati, storpi ed emarginati che lo accompagna, dicendo: "Ecco, i tesori della chiesa sono questi." Lorenzo allora viene messo a morte. Era il 10 agosto 258. Ed il nome proprio di San Lorenzo, a sua assoluta insaputa, è diventato proprio il nome di una notte molto speciale dell'anno, la notte di San Lorenzo. Una notte magica, possiamo dire, perché guardando il cielo, in questa notte possiamo assistere ad uno degli spettacoli più belli che la natura ci può offrire, le stelle cadenti, questi disegni fulminei che nel cielo ci fanno sognare, ma soprattutto riportano la nostra mente a qualcosa di meraviglioso, a qualcosa di grande come lo spazio, che possiamo solamente contemplare da qui, da lontano, piccini piccini come siamo. Ecco, la visione del cielo che riporta l'uomo alla propria piccolezza, alla propria minuzia rispetto alla grandezza della bellezza che ci circonda. Allora facciamoci un regalo questa notte, andiamo a contemplare un pochino il cielo, andiamo a vedere che cosa ci regala lo spettacolo della natura, se magari ci concederà la vista di qualche stella che ci emozionerà e esprimiamo un bel desiderio. Che cosa vuol dire esprimere un desiderio? Fare una bella preghiera, anche in quell'occasione, per qualcuno che amiamo o per qualche situazione nella nostra vita. Ma soprattutto, ecco, regaliamoci questo, troviamo una bella zona buia che ci possa far vedere veramente le stelle e la bellezza del cielo e contempliamolo, perché sarà il cielo poi a contemplare noi e a parlarci di Dio. San Lorenzo prega per noi.